Ciao a tutti amiche e amiche di Lega Nerd e bentornati qui su Breaknauts, il canale in cui ogni settimana vi racconto le news e i rumors del mondo Lego. Oggi vi parlo dell'ultimo annuncio in casa Lego dedicato alle auto e camper vintage, ovvero il Lego Volkswagen T2 10279, presentato proprio oggi. E ora sigla! 42. Proseguono quindi gli annunci in casa Lego dedicati ai mezzi di locomozione e alle vetture un po' retrodatate. Abbiamo visto qualche settimana fa l'annuncio del pick-up 10290 che doveva essere, secondo i rumors, una DeLorean. Non è stata una DeLorean, è un semplice Ford pick-up vintage, ovviamente. Proseguono però quindi con il successore del Lego Volkswagen T1 del 2011, aveva il codice 10220 ed è arrivato finalmente un'altra voce, un altro rumor che girava nella rete da un po' di tempo, ovvero un nuovo camper van Volkswagen, il Lego T2 10279. Anche in questo caso si tratta di un 18+, quindi un set dedicato principalmente agli adulti, ed è nella stessa scala del Ford Pickup, che è una scala un pelino un po' più grande rispetto al Ford, al Lego Volkswagen T1 del 2011 appunto, tant'è che la lunghezza del T1 all'epoca era di 30 cm, in questo caso, essendo praticamente comunque lo stesso modello a livello di macchina, è lungo 35 cm, e anche le ruote sono molto più grandi ovviamente. Anche come numero di pezzi c'è una notevole differenza, infatti parliamo di circa poco più di 1300 pezzi per il vecchio T1, mentre qui abbiamo 2207 pezzi che ci permetteranno però di arrivare a un livello di dettaglio all'interno e all'esterno di questo T2 veramente interessante e impressionante. Tant'è che abbiamo uno sterzo funzionante, abbiamo il sedile sul retro che è reclinabile, quindi si potrà quasi del tutto stendere, abbiamo il tettuccio, il famoso tettuccio che si può alzare e creare una zona notte, molto molto interessante anche questo. Abbiamo un'intera cucina all'interno del T2 e vari armadietti che si possono aprire. Inoltre sarà possibile realizzare due sedie pieghevoli per l'esterno e un simpatico surf, molto molto carino. Il tutto condito da una serie di sticker che ci permetteranno di personalizzare l'esterno del van con varie scritte a nostro piacimento, quindi nulla di preimpostato, ma deciderete voi come attaccare le varie lettere, parole, i disegni e quant'altro. Negli adesivi saranno presenti poi anche targhe americane e tedesche e sceglierete voi quale più vi aggrada da attaccare. L'ultima novità di questo set riguarda il parabrezza anteriore e infatti avremo un nuovo pezzo, quindi un nuovo mold realizzato da Lego per creare questo vetro avvolgente e quindi con gli angoli ricurvi e che riprendono meglio la versione reale del T2 originale. Concludiamo poi con la disponibilità e il prezzo, anche qui con una comparazione rispetto al T1 del 2011. La disponibilità sarà il primo di agosto per tutti quanti. Riguardo al prezzo invece abbiamo un costo in Italia di 159 euro per il nuovo T2, mentre invece il suo successore costava 100 euro quando uscì. Quindi 1 agosto 159 euro, 2200 pezzi. Queste sono le informazioni relative appunto al nuovo set Lego Volkswagen T2 10279. Se ti è piaciuto il video mi raccomando un bel pollice su qui sotto e attiva la campanellina sempre qui sotto per ricevere le notifiche sui prossimi aggiornamenti sia di Lego Nerd che di Breaknauts e quindi del mondo Lego. Noi ci vediamo alla prossima news, ciao!